Scuola media di Sestini di Agliana nel sito europeo di Acer for Education, con un video che mostra come l'istituto scolastico ha utilizzato la tecnologia per la formazione e la didattica degli studenti. Un progetto che si è radicato nella scuola da tempo, ci racconta la dirigente Angela Desideri, e con la pandemia si è dimostrato ancora più efficace. E quindi non solo insegnanti che ci credono, ma anche probabilmente alle nostre spalle possiamo contare sulla consulenza di Simone Berti, insomma della ditta di Simone, che ci ha sempre, da sempre, un attimino guidato, no? Quindi fatto conoscere quello che sul mercato andava per la maggiore, quello che poteva prestarsi alle scelte che la scuola stava portando avanti proprio per la didattica. La scelta di dotarsi di un carrello mobile con questi che noi chiamiamo i computerini, ma che in realtà sono dei convertibili della Acer, è iniziata già 4 anni fa, quando abbiamo partecipato al bando con la Fondazione Cassa di Risparmio, e abbiamo pensato di dotare la scuola del carrello per poter allestire un laboratorio mobile. Anche indirizzare i ragazzi verso un futuro, insomma, dove la tecnologia è ovunque, dalle missioni nello spazio alla biotecnologia, proprio in ambito chirurgico. Quindi fin da piccoli educarli all'utilizzo degli strumenti a nostra disposizione, delle piattaforme, quindi la piattaforma Office, che nel nostro istituto è disponibile e gratuita per tutti i docenti e le famiglie, che offre tantissimi applicativi anche per le facilitazioni dell'apprendimento. Io da sempre sono, forse anche perché appartengo a questo mondo, invece convintamente del parere che la tecnologia deve essere accompagnata da un'educazione, per cui non solo l'educazione civica, come viene spesso e volentieri lamentata, ma appunto una educazione tecnologica.